Buonasera popolo del Triskel, siamo arrivati a questa giornata, non siamo ancora a metà festival, per cui abbiamo ancora tante giornate davanti. E buonasera anche a chi ci guarda da casa e ovunque nel mondo, perché finalmente da ieri abbiamo attiva la diretta streaming grazie a Fluido TV. E quindi anche gli amici dei nostri amici qua dietro riusciranno a guardarli dalle loro case. Dopo una lunga serie di esperienze musicali, Massimo, appassionato di musica irlandese, decide di iniziare questa avventura contattando gli elementi della formazione attuale. Così si ritrovano immersi nello studio approfondito dello stile del folk irlandese, lasciandosi tentare però da qualche contaminazione etnica. Il risultato che ne deriva è una band affiatatissima che in un turbinio di sonorità Irish, celtiche ed etniche riesce a creare un sound assolutamente pulito e cristallino che trascinerà l'ascoltatore in magiche e irresistibili atmosfere. Per un lunedì tutto traditional, per la prima volta al Triskel, dalla terra dell'Abruzzo, presentano il loro CD in nazionale, in esclusiva nazionale qui da noi. Il CD è Blue Tascas, in diretta streaming. Un applauso, Donegal Woods! We'll be right back.
Buonasera a tutti e benvenuti. Noi siamo i Donegal Woods da Pescara e vi abbiamo appena proposto King of the Fairs. La leggenda vuole che il re sarebbe apparso se noi avessimo azzeccato il tempo di questo pezzo per 3 volte consecutive. Evidentemente anche stasera l'abbiamo sbagliato, perché non appare mai. Comunque, noi vi diamo il nostro benvenuto in questo splendido festival in cui siamo felici di partecipare e vi auguriamo il nostro buon ascolto. Thank you.
Il pezzo che avete appena ascoltato era Road to Barga, dal repertorio di un gruppo che ci piace tantissimo, che sono i Lunasa, e dal quale gruppo abbiamo tratto spunto dal loro repertorio per 2 o 3 brani. Mentre il brano che andrete ad ascoltare adesso fa parte del nostro CD uscito proprio oggi, in questi giorni, e che troverete all'Info Point, e si tratta di un brano balcanico di una nostra ricerca musicologica. Si intitola Alfanska Rasenica ed è un brano, come anche altri brani della nostra produzione, che un po' si allontana dall'Irlanda per viaggiare un po' nel Mediterraneo. Alfanska Rasenica. Facciamo un'altra. Ecco un altro pezzo dei Lunasa, questo è Kalibali Hop. Thank you.
intanto vi dico qualche nome. Abbiamo Elena Mashkova al violino. Abbiamo Francesco Ciancetta alla chitarra. Abbiamo Claudio Canzano alle percussioni. E il grande maestro, ideatore della band, Massimo Mucci, cornamuse e whistle. Thank you.
Tanto che prendiamo un attimo fiato, vi ricordo che troverete il nostro CD all'InfoPoint e ci farebbe piacere se vi piacesse la nostra musica. E adesso spostiamoci un attimino anche in Scozia, perché stiamo girovagando un pochettino. È un pezzo scozzese, dobbiamo anche farlo. Thank you.
noi piace divertirci, penso che a tutti i musicisti se non fossero un po' scemi, come dice lui, non farebbero questo mestiere. Soprattutto quando poi in quattro si superano i 200 anni, come dico sempre io. Grazie. Adesso vi facciamo ascoltare un pezzo che sicuramente conoscete, tanto non vi stiamo dicendo nessun titolo perché a noi piace suonare e meno parlare. Però poi ci direte il titolo di questo pezzo. Quella vera la fanno in centinaio di persone d'orchestra, noi l'abbiamo fatta in quattro. Thank you.
Adesso prendiamo un po' di fiato con un pezzo nemmeno troppo tanto riposante, che troverete anche sulla nostra pagina Facebook. È stato il nostro primo videoclip con cui ci siamo presentati a questo mondo. Si intitola Humours of Ballyloughlin. È un po' la nostra sigla, anche se la eseguiamo un po' avanti nella serata. Humours of Ballyloughlin. Il nostro disco si intitola Vuelteacas, che vuol dire transumanza in irlandese. E in Abruzzo la transumanza è qualcosa di molto conosciuto, d'annunzio. E la transumanza delle pecore, che d'inverno vanno al mare, è un po' il viaggio di questo disco, e non poteva mancare anche il pastore greco nel nostro disco. Per cui eseguiremo un pezzo che si intitola Karpathos, che è un'isoletta greca a sud di Creta. Karpathos. Thank you.
Massimo Mucci alla cornamusa. Francesco Ciancetta alla chitarra. Claudio Canzano al Bodran.
siamo in chiusura. Intanto lui, abbiamo suturato un attimo fa, lo stavano operando al dito manulare destro, lo hanno suturato. Speriamo di avervi fatto passare una bella serata. Abbiamo visto ballare ogni tanto. E innanzitutto vogliamo fare voi con noi un applauso a Betty, Walter e tutti i ragazzi che lavorano per questa meravigliosa, questo evento incredibile che comincia ad avere una storia importante in Italia. E voi lo sapete meglio di noi. Noi siamo fieri e orgogliosi di aver presentato qui questa sera Vueltacas, il nostro CD. Questa è la prima tappa. Perciò speriamo, vedendovi felici, che vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto magari portatevelo pure a casa, che lo trovate all'info point. Ok. Grazie Betty. Anche da parte nostra. Siamo lontani, avremo molta occasione. Elena Mascova al violino. Francesco Ciancetta, chitarre. Il maestro Massimo Mucci, cornamusa e whistle. E io sono quell'animale che suonava il bodhran, Claudio Canzano. Thank you.
Donegal Woods, bravissimi. Bravi, 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 vi sono piaciuti? Direi di sì. E allora bis!
grazie. Elena Mascova, Massimo Mucci, Francesco Ciancetta, Claudio Canzano e Doni Calvuz. Grazie a tutti, siete fantastici, il nostro CD se volete all'Info Point. E adesso ci facciamo un selfie con voi, così lo trovate sulla nostra pagina Facebook. Tutti sotto, tutti sotto, tutti sotto. Bravissimi!